Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, quest'oggi è uno svuota alla spesa Eurospin. È una spesa di 7-10 giorni. C'erano tante belle offerte, quindi mi sono approfittata a prendere più di qualcosina. Cioè, più di qualcosina, oddio. C'erano anche tante cose che avevo già finito nella mia dispensa e quindi sono andata a recuperare. Vabbè, vi faccio vedere subito quello che ho comprato. Allora, 1,10 euro queste melanzane, a 90 centesimi in offerta. Ho preso i broccoletti, ne ho presi due, tre, vabbè, la frutta in qualche altra busta, quindi i broccoletti. Poi ho preso a 1,40 euro dei cetrioli, 2 euro questi finocchi, carne tritata, ho preso due vaschette, una l'ho pagata 4,23 euro e l'altra 4,34 euro. Poi vi faccio vedere l'utilizzo tra hamburger, polpette, come vado ad utilizzare. Scusate, vi chiedo sempre scusa per il sottofondo dei miei figli, però stanno giocando con i palloncini e stanno un po' euforici, per non dire di quello che mi hanno combinato nel negozio. Vado avanti. In offerta a 50 centesimi c'era la pasta sfoglia e mi sono approfittata a prendere un bel po', ne ho presi 1, 2, 3, 4, ne ho presi 6. Questo qua è un ottimo come salva cena, svuota frigo, insomma, questa qua non mi deve mai mancare, anche perché poi la scadenza è pure lunga, e ne ho presi 6. Poi questi qua in offerta a 90 centesimi, sono al latte, farcita con crema di latte, sono molto buoni. Penso sia questi e questi qua, tipo, veramente mi sono ricordata di quando ero piccola, che c'erano queste brioche con tipo il tegolino con il cioccolato, e ho preso un pacco di questo, un pacco di fettuccine di pasta, un pacco di farfalle, pomodorini ciliegino mezzo chilo, 1,39 euro. Poi a 90 centesimi questa era in offerta, ho preso questo qua, due, uno ace, no, ne sono due di questi, vabbè, 12 frutti. E sempre in offerta 90 centesimi questi qua, alla pera, succhi di frutta. Poi ho preso due di ananas a fette, due di pesche sciroppate, la marca è questo qui, e poi ho preso due, però stanno in qualche altra busta, questa qui, Macedonia a pezzi. Io mi sto trovando bene con questa, perché comunque quando non hai tanta frutta, magari essendo un po' mista, quindi vai a spezzare un po' la cosa della frutta, per mettere un attimo a posto. Poi ho preso questa qua, carta forno in fogli, era in offerta 80 centesimi. Sposto qua. Per la colazione, è uscito l'altro broccolo, che avevo detto che ne erano 4 di broccoli. Poi per la colazione, per mio figlio, che gli piacciono un sacco, muesli croccanti alla frutta. Per me ho preso questi qua, i croissant integrali. Vabbè, questi sono della Dolciando, non mi ricordo come si chiamano. Vabbè, c'è dentro la panna. La gioia di mio marito, i ventagli all'albicocca.
Poi sono due muesli croccante alla frutta, polvere lievitante. Allora, un pacco di sale fino, se ne va. Allora, un pacco di sale fino a 35 centesimi. Vabbè, questo sono le. Poi ho preso, si potevano prendere massimo due pezzi. Ho preso questo qua, preparato per pane e dolci, sarebbe farina di Manitoba. A parte che è arrivata alle stelle la farina, 1,10 euro la semola, cioè cosa proprio una pazzesca. Comunque, vabbè, non dico più altro. Poi sempre per la colazione ho preso questi qua, i cornflakes, che sono due buste, durano anche parecchio. All'altro di uova, quindi sono due confezioni di uova da 10, quindi ne sono 20. Questo qui 1,80 euro l'ho pagato, il tonno all'olio vegetale. Ecco, è uscito anche l'altro succo di frutta ai 12 frutti, questi ne ho fatta 90 centesimi. Le spezie, peperoncino intero, ho voluto provare, questa è la prima volta che utilizzo la maggiorana, poi vi faccio sapere come mi trovo. Poi ho preso questi qua funghi alla pizzaiola sott'olio, abbiamo finito la seconda busta. Ok. Poi allora questi qua popcorn che si fanno nel microonde sono veramente buoni, in 2-3 minuti e sono già pronti, a parte non si sente neanche tanto la puzza dei popcorn. Poi ho preso questi qua, le fragole, che poi sono fragoloni, a 1,79 euro cestino. Abbiamo comprato questi panini qua, sono misti, vabbè, 1,10 euro, 79 centesimi, 1 euro e qualcosina. Ah, un altro pacco di popcorn. Allora, poi le schifezze, come le chiamo io, cicci polenta 2. Questi erano in offerta, non mi ricordo, perché l'ha preso mio marito, fa 35 centesimi. Queste qua, le patatine alla paprika. I biscotti tipo facsimil, tipo gli abbracci, sempre marca Dolciando, simil Nesquik, poi più buono questo che è proprio Nesquik originale. Poi ho preso un retino di arance, peperoni, due gialli e uno rosso, un caschetto di banane. Poi ho preso due vaschette di funghi champignon cioccolati, queste erano in offerta 80 centesimi. Poi ho preso questa qua, la pellicola trasparente, e questi qua i 25 fogli di carta da forno che sono già tagliati. Poi ho preso un pacco di sottiletto 1,29 euro, pancetta affumicata. Mi mancava un bel po' di roba. Allora, mettiamo a posto qua. Allora, poi ho preso queste qua, erano offerte a 3,90 euro. Vabbè, lo sapete oramai da parecchio che uso questo qua per la pizza, mozzarella per pizze e panini, mi sto trovando veramente benissimo, lo uso per tanti mesi, quindi ne ho prese due, quell'altro me lo vado a tritare, li metto nei sacchettini, i che arriva da congelare rimangono in maniera perfetta. Poi ho preso in offerta 1,19 euro i burgeroni, ho preso questi al prosciutto
perché Saverio mozzarella non ne mangia, e ho preso tre invece al prosciutto cotto e mozzarella. Sono tre e più questi quattro. Poi ho preso l'Emmental bavarese, provolone piccante, tre buste, questo in offerta 80 centesimi, formaggio grattugiato italiano. Sì, no, non è qui, sì, formaggio grattugiato italiano. Di solito mi imbroglio e prendo sempre la tacca. Poi ho preso questo qua, arrosto di tacchino affettato, pancetta arrotolata. Vabbè, vi faccio vedere tutti insieme. Poi, siccome una volta a settimana ho i toast, ho voluto provare a prendere questi qua già confezionati, prosciutto cotto per toast, sono a due. Li ho usati già una volta e mi sono trovata bene, li ho riacquistati. Vabbè, poi sono tutti un po' gli affettati misti. Poi ho preso in offerta un 90 centesimi pancetta affumicata a cubetti, ho preso uno. Poi ho preso questi qua, non mi ricordo il prezzo, credo 39 centesimi, ma non ricordo. E questi qua, i wurstel, questi qui piccoli, sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 6 confezioni. E poi questi qua non li ho mai provati, sinceramente, 3 euro. Credo che si fanno bolliti, però se non vado errato si mette la salsa di senape, una cosa del genere, però non lo so. Se c'è qualcuno che li ha provati, me lo fa sapere giù nei commenti. Poi quando li uso vi faccio sapere come sono io. Poi vabbè, i miei classici wurstel grandi, anche perché la scadenza è anche lunga, quindi possono rimanere in frigo tranquillamente. Pollo e tacchino, ne ho presi due di confezioni. Voglio puntualizzare una cosa: c'è chi mi dice che vado troppo veloce, c'è chi mi dice che vado troppo piano. C'è chi mi dice la via di me, io non so più come devo fare, sti svuota la spesa in maniera accelerata, in maniera piana. Io cerco di fare in maniera molto neutrale, a volte ricordo i prezzi, a volte no, ma credo che sia umano. Quindi io li faccio così, in maniera autonoma questi video. Magari non posso piacere a tutti quanti, ovviamente. E chiusa sta parentesi. Poi, ho preso a 90 centesimi questi qua, filetto di sgombro 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo qua, con questa marca mi trovo veramente benissimo. Le mie scimmiette lì dietro. Poi, allora, ho preso questa qua a 90 centesimi la pasta, che poi è aumentata tantissimo anche la pasta all'Eurospin, comunque vabbè, si va avanti. E queste qua, mezze penne rigate, che è la pasta preferita di Alessia di Mattia, un altro pacco di farfalle gommose, queste pezzerie di mio figlio. Poi ho preso come spezie, perché poi le vado seminando nelle buste, tanto oramai voi già mi conoscete che non ho un filologico. Aglio macinato, con questo mi trovo benissimo, più di qualcuno me l'ha chiesto perché uso l'aglio in polvere, però uso anche l'aglio fresco, dipende da quello che faccio. Con questo qua mi trovo bene perché non mi si appesantisce lo stomaco e non mi viene tanto il reflusso, sia a me che ai miei figli. Quindi mi trovo benissimo, sia questo qui dell'Eurospin, ma di altre marche. Poi questo qui, il pepe nero, sono le mie spezie che adoro. Poi la gioia dei miei figli e di mio marito, che a me non piace, è questa qui, insalata di tonno alla messicana. Ne ho presi 1, 2, 3, 4. Ho preso mio marito, no, io. Le schifezzerie di mio marito, sempre, glielo dico. I profiterol. Si è mezza schiacciata, vabbè, era una girella, ora è una schiacciata, sempre della marca Dolzando,
la girella, girella schiacciata. E poi questi qua, i simil coppa malù, sono questi qua con la panna. Poi sempre simil pangoccioli, ci ho presi due. E poi questi qua erano in offerta a 90 centesimi, il cioccolato frollini, che sarebbero tipo i nascondini della Mulino Bianco, che sono questi qua. Poi, allora, questo no. Allora, mezzaga. Allora, ecco l'altro barattolo Macedonia. Allora, poi ho preso questi qua 45 centesimi, tipo il show bar per le serate un po' fredde oppure davanti al televisore, questo non può mai mancare. Io no, per la dieta santa, però assaggio un pochettino. È un'ottima marca e questo mi trovo veramente benissimo. Io li faccio al bimbo e mi sbrigo pure. Poi ho preso due di margarina a 55 centesimi, un pelato, pomodori pelato Delizia del Sole. Mi piace questa cosa qui che c'ha la linguetta e mi trovo bene. Già il fatto che c'ha la linguetta non devo usare quella chinese. Vabbè, un pacco di zucchero. Poi per me, per il pomeriggio, faccio qualche merendina, perché è peccato di gola, diciamo la verità. Biscotti e cereali con crema allo yogurt e frutti rossi, questi qua. E questi qua invece sono cracker dolci con mela e cannella. Questi non li ho mai provati, poi vi faccio sapere come sono. Topolino, cosa fai là? Poi a 55 centesimi che voglio fare una bella crostata di ricotta, ho preso queste qua, due barattoli da 250 grammi, quindi totale sono mezzo chilo. Ah, l'altro barattolo di ananas e poi in offerta un euro li ho presi i bambini, i miei figli grandi e piccoli, a Luigi, Davide e Saverio. E l'altro già mi sono mangiati nel carrello sia Alessio che Mattia. Ne ho presi con 90 centesimi, li ho comprati. Allora, metto un attimo a posto. Ah, aspetta, che vi faccio vedere. No, è così che non serve prego. Poi ho preso questo qua, aveva già l'aperto la scimmiettina, i croissant prima e cioccolato. Questi invece sono alla ciliegia. Vabbè, poi abbiamo preso questi qua, i fazzoletti, abbiamo fatto proprio scorta. Che prezzo questi? 1,60 euro. 1,60 euro il 30 pacchi, il pacco, ogni confezione. Per ogni confezione ne sono 30, quindi sono 60. Quindi. Allora, poi ho preso questo pacco da 2 kg a 2 euro e qualcosa, non ricordo di preciso. Poi questi qua, 1, 2, 3, 4. Allora, sono panciottini. Allora, funghi e mozzarella e prosciutto, pizzaiola e poi un altro, sempre ai funghi e mozzarella, che tra virgolette ve li consiglio perché sono buonissimi. Poi, vabbè, sempre questo qui, alla mozzarella e prosciutto e voilà. Allora, poi due barattoli di maionese, uno, due, tre di olive, ma c'è qualche altro, ogni tanto c'è qualche schifezzeria, caramelle,
Allora, questi qua me li feci vedere tempo fa, che del sud sicuramente li conosce per bene. Sono i lampacioni sott'olio, sono fatti, guardate, con delle varie spezie e sono veramente buonissimi, quindi ve li straconsiglio e non ve ne pentirete. Poi questi qua, olive senza il nocciolo, e nocciolotte. Questi qua sempre funghi alla pizzaiola. Che prezzo questi? Ricordo. Vabbè. Un'ora e qualcosa. Quando va mio marito, io poi pezzi non li so. Che vedete, sapere che noi andiamo con 2-3 carrelli. Questi qua, carciofi, sempre sott'olio. Cavolo, vi avevo detto una settimana, ma qua è una spesa di 10 giorni. Questi qua sono simil Kinder Pinguì e simil Kinder Feta al latte. Quando si trova mio marito, lo do una mazzata in testa. 2,39. Non lo so com'è, lasagna alla bolognese, perché mio marito è incinto e quindi quando ce le voglie le compra. Non lo so come sono. Poi vi farò sapere anche questa cosa qua. Sempre per le voglie di mio marito. Quanti mesi, non lo so. Va bene, ravioli al pomodoro e basilico. Queste qua, orecchiette alle cime di rapa. Questo è il mio minestrone surgelato. Babà! Questa mi è nuova. Patatine da un chilo, sì, sono due da un chilo. Okay. Poi queste qua, crocchette, patate da forno. E patate a spicchi, sempre da forno. Sempre per mio marito incinto. Il rum. Se qualcuno qua, sicuramente una critica qua me la beccherò di sicuro, sicuro. Vabbè, già che non ho visto la pasta surgelata, ma sinceramente, allora voglio spiegare una cosa, ma vi ho detto incinto, non incinto le voglie, allora sono stata veramente malissimo con una febbre altissima e quindi preferisco che nel congelatore ci siano anche queste cose qua, perché veramente tornando dal lavoro con i ragazzi, i bambini, comunque scongeli già un piatto pronto, quindi non giustifico questa cosa, però la dico, è un salva pranzo di quando io sto male, perché io proprio le paste congelate, lasagne, non le compro mai, è una cosa che non mi piace. Allora, c'è un'altra busta, sembra la spesa della fine del mondo qua, no, questo non è. Poi, allora, io sono andata anche a un altro negozio, all'XXL, sono passata e mi sono fermata perché, sinceramente, il fatto del Covid a me mi ha bloccato proprio alcuni sapori. E sinceramente il fatto che io non sento più il caffè, ho provato tante maniere, la polvere, le varie marche, e quindi ho riprovato a ricomprare il borbone al cialde con la speranza che lo riesco a bere. Qualcuno mi ha chiesto proprio che caffè usavo, perché hanno visto la mia macchinetta, che è la mia, è molto semplice, una lavazza a modo mio, vanno anche cialde compatibili, però un giorno mi soffermo proprio a parlare della mia macchinetta. Non fa il cappuccino, però non so se ci sono le cialde da cappuccino, non mi sono mai informata, anche perché a me il cappuccino non tanto, non bevo. Allora, queste qua sono 50 capsule compatibili con con macchine a marchio, lavazza a modo mio, la marca è Borbone. E con questa qua mi sono sempre trovata bene, vabbè, tranne ora che non riesco a sentire i gusti, ma spero che ritornino. E sono 50 capsule, mi trovo bene, esattamente 8,50 euro. E ne ho comprati 2 cartoni.
sempre all'XXL ho preso il mio caro amatissimo amico lievito. Ne ho presi tre perché ho notato pure che è aumentato, perché lo pagavo 20 centesimi o 25 centesimi. Qua sto vendendo veramente tutto. Poi ho preso queste qua panini tipo cucce. No, sono schiaccine. 1, 2, 3, 4 confezioni. Sono da piastra normali, tipo effetto pub. 1,15 al pacco. 1,15 al il pacco. Non sono qua. Sì. Allora, poi ho preso questi qua. Sì, guarda Alessio, mamma mia, come si chiama? Ah, spiedini gran gustosi, sono gli abbocchi, sono la salsiccia con la pancetta. Mi trovo benissimo, cioè mi trovo, oddio, sono da sfizio secondo me. Poi ho preso queste qui, le seppie pulite congelate a 3 euro, 5 euro, mamma mia, io 3 euro, che cazzo, vabbè, io lo dico sempre, quante persone mi scrivono, perché tuo marito non fai svuota la spesa con te, non lo vuole fare, non lo vuole fare. Vabbè, allora 5 euro perché lui va avanti, lui mette nel carrello, io poi non so i prezzi perché lui già si fa la spesa, quindi vengo giustificata, io poi non le compro mai, le compro fresche queste cose. Vabbè, seppie pulite 5 euro, sono 400 grammi, metto a gen 5 l'ho detto. Poi ha preso birra raffo, detto che mio marito è incinto, 3 perché ha preso tutte queste marche non l'ho capito, comunque fresca con spina Tuborg, vabbè, deve fare il party. Poi ha preso cosa intelligente, la faccia mettere fuoco, mi deve mettere fuoco a me. Ma no, vabbè, io sono diventata una bottiglia d'alcol, ecco, io e lui siamo così, guarda, perché si disinfetta ovunque, vabbè, alcol a 90 gradi, va bene, una cosa intelligente l'ha comprata. Guarda, un giorno devo far vedere la spesa marito contro moglie, ma devo proprio farla sta cosa qua, sto zitta. Allora, Alexi, 90 centesimi questo qua, però l'avevo comprato allo skin con 3 argille, non lo so, sta marca, non l'ho mai provato, è stato sempre quello rosa. Vabbè, 89 centesimi, ho comprato queste salviettine soffe delicate baby e mi trovo veramente benissimo, anche perché qua volano le salviettine, ho preso 1, 2, 3, e 4 pacchi. Poi sale tutto, 3 di Infasi, il kebab di tacchino tagliato in sfoglie, questo l'ho pagato 60 euro e qualcosina. Poi voglio far vedere questo shampoo che era da parecchio che non lo usavo più, lo sto utilizzando già da qualche settimana. Io ho preso questo ai capelli grassi, la Dimension, e devo dire che è veramente una bomba, lo trovo veramente benissimo. Io usavo quello al cocco e all'avocado pure. Vabbè, questo è estratti di tè verde, ve lo straconsiglio perché è ottimo. E quindi finito. Ah no, un'altra busta. Un'altra busta di schifezze. Allora, vabbè, le schifezze sono cicci polenta. Cicci. Questa è un'offerta a 35 centesimi, le patatine. Le patatine. Le patatine, i cicci. E poi sempre all'XXL ho comprato 8 pacchi di questi qua, i pannolini Abyss Superstar taglia 6 a 2 euro.
E79. 2,79, 2,76, un attimo che l'uomo incinto guarda. No, ma io ve lo devo far vedere. No, aspetta un attimo. Aspetta che sta, il ragioniere sta guardando. Aspetta. Dietro le quinte! Mi ho fatto vedere dietro le quinte! Non riesce a trovare! No, ma io farò. Lancio una sfida. Anzi, devo chiedere a qualche amica mia youtuber. Spesa marito e moglie. Una spesa fra il marito e mariti contro moglie. Ma 2,79 erano, sì. Allora, qua c'è la somma intera, poi c'è lo sconto. Sì, vabbè, 2,79 erano. O 2,65, non mi ricordo. 2,65 e 70. 2,75, ale, giudicato! Erano 2,79 euro. Allora, sta scritto. Scritto. 22,40, 8 pacchi. Allora, 22,40. Ma 2,79 euro, non mi ricordo. 22,40. 22. Diviso. 8. 2,75. Allora. Vabbè, a 2,75 euro. Che mi ricorderemo da 2,79 euro. 2,79 euro, no. Io ricordo 2,79. L'uomo incinto, mio marito, dice 2,75. Vabbè. Comunque, 8 pacchi a questo prezzo qua è molto conveniente e mi trovo bene con questa marca. Certo, non sono proprio i Pampers, però fanno un ottimo lavoro. Ah, poi ho dimenticato giù, ho preso sempre l'Eurospin a tanica di candeggina delicata. Però l'ho lasciata giù, vabbè, non fa nulla, poi ve la faccio vedere. La prendo tu? No, non la prendere, poi vi lascio qui l'immagine della candeggina che ho comprato perché era in offerta a un ottimo prezzo. E niente. Allora, rullo di tamburi. Io sono un po' spaventata, che avevo detto settimanale, però mi mancava... Cioè il fatto che siamo stati in casa con la quarantena, ho finito tutto. Quindi questo ecco, è uno svuoto la spesa dopo quarantena. Bello, perfettamente. Mi dai gli scontrini, marito? Ah, non è che non ho trovato il petto di pollo, non ho trovato le cosce di pollo, non ho trovato... Oh, la carne di vitello sembrava tutto sbancato, non ho capito il perché, perché non lo so, comunque vabbè, quando alla macelleria, la mia macelleria di fiducia. Allora, vabbè, vi dico prima il prezzo che ho speso all'XXL, all'XXL ho speso 85 euro e 53 centesimi. Non so se riuscite a vedere, ok. Invece all'Eurospin ho speso 250 euro e 44 centesimi. Questa è stata veramente una spesa che ho riempito quasi mezzo scaffale, perché essendo dopo la quarantena, con la quarantena non si usciva, abbiamo finito tutte le provviste che avevamo in casa. Cioè, quindi ho ripulito tutto, congelatore, anzi mi sento male perché comunque devo comprare la carne, vabbè, quindi domani uscirà mio marito e andrà a comprare la carne. E quindi questa è una spesa dopo quarantena. E vabbè, insomma è un po' attina. Allora, io chiudo qui il video. Vi ricordo che mi trovate su Instagram e su TikTok con lo stesso nome, Lucri Lovò. Io vi chiedo sempre scusa, anche se me lo dite sempre che non ho da scusarmi di niente perché i bambini, però comunque voi che ascoltate
a sentire il sottofondo dei miei figli, comunque a qualcuno può dare fastidio, quindi io vi chiedo sempre scusa, però il tappo in bocca non glielo posso mettere, perché una signora si è lamentata dicendo però nei tuoi si vuota la spesa, si sentono troppi bambini che urlano, fanno e dicono, ci stanno, fanno parte dei miei vlog, e quindi chi mi accetta, chi mi vuole, mi segue, si sente anche le urla dei miei figli, però io vi chiedo sempre scusa per questa cosa qua. Allora, chiudo di nuovo il video, io vi mando un grande abbraccio, vi saluto e quindi ci vediamo nel prossimo video. Un bacio, ciao!